Ciao, sono Riccardo Minati della Trattoria del Corso di Milano. Oggi prepareremo un risotto al Barolo. Gli ingredienti sono riso carnaroli, burro, cipolla, Barolo e del grana. In un pentolino mettiamo una noce di burro. Inseriamo la cipolla e lasciamola imbiondire senza che si bruci. A questo punto, a fuoco vivace, verso il riso, girandolo finché tutti i chicchi non assumono una colorazione quasi trasparente. Aggiungo mezzo bicchiere di Barolo. E lascio evaporare la parte alcolica. Lasciamo una fiamma bassa. Iniziamo ad aggiungere del brodo di carne che avevamo messo da parte, magari dal bollito del giorno precedente. Dobbiamo sempre aver cura di tenere il risotto morbido, ma mai troppo bagnato. E rimestiamo per circa 15 minuti, aggiungendo sempre il brodo. Quando il riso è quasi pronto, versiamo l'ultimo mezzo bicchiere di vino di Barolo. Lasciamo sfumare ancora la parte alcolica. Aggiungiamo un po' di burro. Spegniamo il fuoco e facciamo la mantecatura con un po' di grana. Dopo averlo fatto mantecare e riposare circa 5 minuti, lo possiamo impiattare, spolveriamo con ancora un velo di grana e del rosmarino. Risotto al Barolo.